una roba, mettiamo i cavolfiori nell'acqua salata. Quindi olio extravergine, quello serio ovviamente, punto di d'orazio sempre. L'aglio in camicia, poi pancetta. Ok, a questo punto pomodoro a grappolo, gli ho privato la pelle, li ho sbollentati 30 secondi nell'acqua che bolliva, facciamo andare. Poi metto un pizzico di sale, la pancetta è dolce. Ok, a metà cottura dei cavolfiori metto la pasta. Sto facendo delle mezze penne io. Pronto cavolaglio. Ok. La pasta è in cottura con i cavolfiori, il sughetto è pronto qui. Poi alla fine, quando salteremo, andremo di parmigiano e anche dei taralli tritati. Saranno i pugliesi ovviamente, ottimi. Ok, adesso una parte dei cavolfiori che erano sulla galla, senza pasta, la metto nel sughetto e comincio a schiacciarli. Ok, pasta è cotta e via. Vediamo dentro. Siamo la fiamma. Facciamo andare un po'. Quindi spegniamo. Parmigiano. La spolverata. Mezzo mestolo d'acqua. Olio extravergine. E impiattiamo e sopra li mettiamo i taralli. Ok, allora eccomi. Un bel piattone, ragazzi. E sopra i taralli. Assaggiamo, ragazzi. Buono. Per me che non sono amante del cavolfiore, questa ricetta l'ho fatta per mia moglie perché lei è amante del cavolfiore. Non me ne mangio tutti, amore. Buono, delle carte buono. Ciao ragazzi, ci vediamo alla prossima.